Ancora qui in live stream per la Poco Sprint Edizioni ed è qui con noi ad attenderci la nostra autrice Mary Corbelli. Ciao Mary, ben Ciao, ritrovata, benvenuta. grazie mille, grazie di avermi invitato. Benvenuta realmente perché tra l'altro la nostra Mary è per noi una nuova autrice, nuovissima direi, perché questo 2020 le ha portato proprio la vera e propria ispirazione per un inizio vero e proprio alla scrittura. Perché tu hai sempre un po' amato scrivere, però magari sai, scrivi poesie, scrivi un altro genere di cose. Poi Certo. finalmente è arrivato il momento, forse non proprio voluto in realtà, diciamo che a cercarlo magari nessuno l'avrebbe cercato perché è stato nel primo lockdown, quindi nel primo momento grave, forte di pandemia, quando c'è stato per l'appunto un lockdown totale, quindi veramente nessuno di noi poteva fare nulla se non essere lì, magari davanti a un PC o davanti ad un foglio con una penna. E così tu hai cominciato, hai detto ok, allora questo è il momento giusto per riuscire a dare vita ai personaggi che magari sono già nella mia mente ed hai iniziato a scrivere ed è così nato Promessi Sposi nel 2020. Ecco, già questa assonanza con Promessi Sposi e poi 2020, perché ovviamente si parla di qualcosa di estremamente contemporaneo. Raccontaci un po', prima di tutto, del titolo. Ci devi dare una specifica sul titolo perché tu poi mi hai detto: non voglio creare confusione, non voglio che si pensi io voglio fare dei paragoni. Assolutamente no, non voglio fare confronti, non voglio fare paragoni. È solamente che questa storia, diciamo che ha qualche similitudine, no? Ecco, diciamo così, nel senso che c'è questa storia d'amore molto importante tra due ragazzi giovani, Elena ed Alessandro, che inizia 2 o 3 anni prima del 2020, ma che poi si svolge, diciamo, nel 2020 in questo periodo storico, dove dobbiamo affrontare questa pandemia importante. Per cui, ecco, quando è stata ora di scegliere il titolo, ho pensato che Promessi Sposi nel 2020 potesse essere un titolo appropriato al tipo di romanzo che ho scritto. Solo per questo, non voglio assolutamente fare dei paragoni. Ecco, premetto e lo voglio premettere questo. Quello che di sicuro c'è è far vedere uno spaccato di quelli che sono i tempi nostri. Cioè dire Assolutamente. Promessi Sposi sì, perché anche all'epoca per l'appunto c'erano i Promessi Sposi, ma oggi è tutta un'altra cosa. Quindi oggi anche un promesso sposo, una promessa sposa si deve un attimino adattare a quella che è la contemporaneità e quello che accade, perché ovviamente è tutto completamente diverso. Potremmo immaginarci che è tutto molto più semplice, ma in realtà forse è stato forse tutto un po' più difficile. Arriviamo proprio alla nostra protagonista. Chi è? Cosa fa? Dunque, Elena è una ragazza, io mi piace immaginarla come una ragazza della porta accanto, una ragazza molto semplice, una ragazza che nasce a Segrate e poi si trasferisce a Milano dove si laurea in infermieristica. È una ragazza che è molto legata alla sua famiglia, dei valori, crede nei valori proprio importanti della vita, no? E crede nell'amore, crede nella famiglia, nei suoi affetti, dà valore proprio a queste cose ed è portata per il suo lavoro, perché se lei fa l'infermiera, si laurea in infermieristica con ottimi voti e trova subito da lavorare a Milano. E dunque credo che il lavoro del medico, dell'infermiera, comunque il lavoro delle persone che lavorano nell'ambito sanitario sia proprio una vocazione, soprattutto quando si è in periodi di forte stress, perché quando lo fai devi dar tutta se stessa. E lei fa questo, cioè lei ci crede, dà tutta se stessa ed è una ragazza che crede in quello che fa. Ecco, crede in quello che fa. Esatto. Stessa, sì. È una ragazza. Io quando penso ad Elena e quando ho scritto di Elena, ho proprio pensato a una ragazza della porta accanto, una ragazza semplice, una ragazza normale, ma una ragazza che c'è, una ragazza che con dei valori importanti.
valori importanti che trasmette anche nel suo lavoro, perché lei è infermiera e quindi in questo momento particolare storico proprio lei si trova proprio a vivere delle grandi battaglie. Certo, in prima linea, è proprio in prima linea, perché ci sono i medici, ci sono gli infermieri, sai, adesso io non l'ho vissuto sulla mia pelle, non conosco nessuno che abbia vissuto queste cose che ha vissuto lei, però senz'altro se uno si tiene aggiornato, sente i telegiornali, ci siamo resi conto che la cosa è veramente molto seria e di conseguenza avere a che fare con la malattia vis-à-vis deve essere una cosa importante, ecco, ti metti a dura prova anche psicologicamente, anche psicologicamente. Esatto, e così poi lei si troverà anche nelle varie difficoltà proprio nella sua storia d'amore, perché questo lockdown ha creato poi una vera e propria divisione Come tra la gli vediamo? esseri umani in generale. Certo, come possiamo vederla anche adesso? Insomma, diciamo che il lockdown ha un pochino allontanato le persone, no? I rapporti interpersonali che ci sono, perché proprio il fatto di non potersi abbracciare, di non potersi vedere, di non poter fare degli assembramenti, ma assembramenti può essere anche una festa o una cena tra amici. Diciamo che i rapporti si mettono a dura prova. Tra le altre cose, Alessandro è un ragazzo che viaggiava molto per lavoro, viaggia molto per lavoro e si è trovato anche lui a avere le sue difficoltà perché quando è successo il primo lockdown, insomma, lui non era in Italia, non poteva rientrare. Ci sono state delle vicissitudini che li hanno allontanati, ecco, li hanno allontanati e in questo momento Elena invece aveva proprio bisogno di qualcuno che le stesse vicino perché aveva delle problematiche sue personali e questo ha fatto in modo di mettere in crisi questa storia d'amore molto molto importante. C'è stato qualcuno da cui hai scelto di prendere spunto, oppure c'è soltanto di te, c'è solo di Mary all'interno del libro? Allora, il romanzo è puramente di fantasia. A parte un nome di un personaggio che ho voluto mettere, il nome di una mia amica, perché comunque la rivedo molto, diversamente tutto il resto è puramente inventato. Diciamo che però di me, come credo che in qualsiasi libro, qualcosa dell'autore ci sia sempre. In questo libro ci sono i valori in cui credo veramente fortemente, che sono quelli che ribadivo prima. Per cui il valore della famiglia, che per me è assolutamente il più importante, il valore dell'amore, il valore dell'altruismo, del rispetto, sono valori importanti in cui credo e credo di averli inseriti all'interno del mio romanzo. Almeno chi l'ha letto mi ha detto che li ha sentiti molti e mi ha molto rivisto in questo. Che cosa vorresti che arrivi al lettore? Un messaggio importante? C'è qualcosa tra le righe che magari si percepisce nella lettura, ma che non è così, insomma, esplicito? Ma sai, questo è un romanzo rosa, cioè non è che posso far arrivare più di quello che c'è, È più ecco. un diletto, ecco, la cosa forse più importante è percepire i valori, quelli veri, e poi riuscire a trasmettere, insomma, a coinvolgere un po' nella lettura, perché il momento della lettura deve essere anche un momento in cui si è coinvolti, ci si rilassa, ci si lascia andare e si è lì, unicamente in quel mondo, proprio come se si vedesse un film, immersi. Esatto. Infatti, se una persona leggendo il mio libro mi dicesse: "Guarda, io mi sono immedesimato, la lettura è stata scorrevole, non vedevo l'ora di arrivare a un altro capitolo, mi è piaciuto il libro, no? Quello che hai scritto mi ci ritrovo." Ecco, per me è già un obiettivo raggiunto, nel senso che sono entrata e sono arrivata dove volevo arrivare. Ecco, voglio arrivare a questo. A chi hai dedicato il libro? Perché so che hai proprio una dedica. Certo, ne ho fatte tre. La prima è stata doverosa, ma voluta fortemente, l'ho dedicata a tutte le vittime del Covid.
La seconda l'ho fatta ai miei figli, che sono la mia ragione di vita, di conseguenza credo che li avrei messi per primi se non fosse stato per rispetto per tutte le persone che hanno sofferto e che stanno soffrendo in questo periodo. E la terza l'ho fatta a tutte le persone che mi vogliono bene. Devo dire che ce ne sono tante, per cui credo proprio di doverlo anche a loro. Hanno creduto in me e io gli ho fatto questa dedica. Ma che cosa ami leggere tu in particolar modo? C'è qualche autore che ti cattura molto? Io lo so chi è e invece io lo ascolto molto in radio. A me piace tantissimo Fabio Volo, moltissimo. Ho letto tutti i suoi romanzi. Spero che presto ne scriverà un altro, così riuscirò. Divoratrice di romanzi. Sì, divoratrice dei suoi romanzi. E mi piace veramente tanto perché è una persona che scrive in modo semplice e scorrevole e quello che scrive arriva ed è quello che vorrei io per me. Ecco, di conseguenza a me lui piace moltissimo. Quindi hai scelto un po' di seguire la Anche stessa impronta, lui. Sì, anche vorrei nonostante. difenderlo, ma credo di sì, ecco. Bene, allora io direi che a questo punto ci auguriamo che lo stesso Fabio Volo magari ci possa ascoltare o comunque possa leggere il tuo libro, Certo, perché è bello anche. sono molto contenta. Se mi vuole recensire il libro, sarei molto contenta. Molto. Wow, concluderei con wow. Wow, esatto. Grazie, grazie Mary Corbelli, è stato un piacere poter conversare con te e parlare del tuo romanzo. Grazie mille anche a te e spero di rivederti presto. Grazie. Promessi sposi nel 2020, in bocca al lupo a te, in bocca al lupo al tuo romanzo. Grazie, Ciao. ciao a tutti.